Inizio con una chicca erboristica, se così la vogliamo chiamare. Sono qui in giro per il mio campo, il mio terreno, e sono arrivate come ogni anno queste meravigliose piante. Non so se le riconoscete, magari ci fosse stato il grande fiore viola, forse l'avevate riconosciuta. È la bardana, queste sono le foglie di bardana. Nel mio campo ogni anno ne nasce tantissime. Vi do due dritte perché comunque queste piante le potete trovare in tantissimi campi, anche sui scili delle strade. Quindi se girovagate, andate a fare delle belle passeggiate di sabato o di domenica, potete incontrarvi proprio con questa tipologia di foglia, che al tatto è bella cicciottella e anche un pochino pelosetta. Allora, quali sono gli usi che se ne fa? Allora, intanto, magari non lo sapevate, si può mangiare anche la foglia fresca, proprio bollita, come si fa con lo spinacio, con la cicoria, con la bietola. Guardate quante ce ne ho qui, qui le foglie diventano anche più alte e più grandi. Oppure se ne può fare, si può usare la radice, la troviamo in erboristeria già bella che essiccata, la radice di bardana, e viene utilizzato come diuretico ma anche come depurativo, e va in supporto della produzione della bile, quindi della cistefelia. Io lo uso e lo consiglio anche quando facciamo un trattamento renale, proprio perché aiuta la diuresi, ok? E un'altra piccola chicca, potete spremere le foglie attraverso un estrattore, ne viene fuori un succo che potete utilizzare come lozione antizanzare, ovvero dopo che vi hanno punto, quindi sulle punture di insetto, sulle punture di zanzare, le vespe, i tafani, insomma tutti questi insetti che dalla primavera in poi comunque le troviamo nei nostri giardini. Quindi, e non solo, dimenticavo, questa lozione può essere usata anche per andare a tamponare tutto il cuoio capelluto, perché si dice che sia utile contro la forfora, quindi pensate quanti benefici. Se ne può fare anche la tintura madre, sempre con le radici essiccate, attraverso la macerazione in alcol, e se ne prende 40 gocce per 3 volte il giorno, sempre a scopo depurativo. Se ne possono fare anche delle tisane e dei decotti con la radice essiccata, quindi è una pianta che veramente la utilizziamo dalla radice a tutta la foglia. Quindi mi raccomando, cominciate a prendere informazioni su questa pianta, ma soprattutto aguzzate la vista quando vi trovate in giro per raccoglierla, ok? Alla prossima chicca erboristica!